שלום לכם קרי פרי, עוד שמצא שם מתנים במסכת יומא דף כ"ד. אור נציאמו, דף כ"ד עמוד א', עוד תורגי דסופרה. באי רבי אבין, כזה רבי אבין, תרומת הדשן בכמה, כולל לה מיזור המינימה, כמו נודה בפרי לברי לצ'ני דלאלטרי, יום בא מנצנתו קריסטו פרקי וולטה, כבזניה ופרנדר לו, cioè prendere la cenere e poggiarla sul pavimento accanto all'altare, e lì veniva assorbita nel pavimento di marmo. Cioè, adesso chiedo la domanda, la Gemara. Se la misura è comparata a Trumat Maser, che ogni ebreo, quando prelevava Trumot Maserot, prelevava Maserishon, che dava 10% al Levi, e Levi prelevava un 10% di questo 10% che veniva a essere 1%, e questo si chiama Trumat Maser. Allora, chiamerà, se diciamo che Trumat Deshen e deve essere la stessa quantità come Trumat Maser, vuol dire 1%, e perciò impariamo da ciò, e al finale da ciò. Oppure, o Mitrumat Midian al finale, oppure quando gli ebrei andarono in guerra contro Midian, e allora la misura era una parte in 500, perché lì c'è scritto, il versetto dice anche Varemota Meches, e siccome dice la parola Varemota che alzerai, Truma vuol dire è un'espressione come di alzare. Le Arim. Allora abbiamo dunque, si può studiare o da Trumat Maser che è 1%, o dalla guerra di Midian che è una parte in 500, che cioè è due parti in 1000. Tashma. La Gemara viene, porta una dimostrazione. Le Tani Rabchia ne marca riguardo a Trumat Deshen, al prelevamento della cenere Verim, ne marla riguardo all'offerta di Mincha Verim Mimeno Bekumzo, Mala Alan Bekumzo, Afkan Bekumzo. Kumzo vuol dire una manciata. E il Kohen metteva la mano dentro la farina, così, e poi faceva, puliva col pollice il comignolo, e ciò che rimaneva dentro, questa è la manciata, il comez. Perciò la Gemara vorrebbe imparare che, come dice Rav Chia, che lui suggerisce che si impara da Mincha, che bisogna fare il comez ugualmente. Trumat Deshen anche un comet. Adesso questione, tutta la Gemara che seguirà adesso, tutto il prossimo, questo Daf Kavdalet, e in più in avanti, tratta il soggetto, cosa succede se uno che è un estraneo per questo tipo di servizio, cioè Zar. Un Zar è chiunque non è un Kohen. Solo un Kohen può fare questo tipo di servizio. Cosa succede se un Zar, perché naturalmente menzionato che un Zar che fa un certo tipo di servizio è colpevole di morte per mano celeste. Adesso dice ancora Amarav, Arbavodot, quattro tipi di servizi, se un Zar li ha compiuti, allora chayav lemita, è colpevole di morte, è condannato a morte dal tribunale celeste. E questi sono i quattro servizi: zrika, l'aspersione del sangue, generalmente è sull'altare, ma non è sempre il caso, delle volte non è aspersione, è si versa il sangue come in Pesach, in Maser e Bechorot, e come Chatat, che non è un gettito bensì è
il quale spalma il sangue con due dita, e il secondo tipo è Akhtara, è la combustione degli organi interni e dei grassi sull'altare, e anche che l'azione di bruciare il comets delle offerte di Mincha, Venisuchamai, e la libazione dell'acqua durante la festa di Sukkot, quando offrivano il sacrificio Tamid all'alba, e facevano questa offerta di libazione d'acqua. Venisuchamai è libazione del vino sull'altare quando il sacrificio è composto anche di offerta di vino. Vilevi Amar, Aftermath Edition, anche un estraneo che compie questa mitzvah di Trumat Hadeshen, che preleva la cena dell'altare, anche Chayamita, Bide Shamayim. Vechentani Levi Mimatnitei, che Levi ha studiato nella sua Braita, Aftermath Edition, che è stata compiuta da un zar, è anche colpevole di morte. Adesso la Gemara vuole capire e la spiegazione di ciascuno, sia di Rav sia di Levi. Secondo Rav, Trumat Hadeshen non causa la morte di colui che fa questo servizio. Ma è Tama di Rav, che Rav dice solo questi quattro servizi che abbiamo menzionato, ma non Trumat Hadeshen, perché c'è scritto Dichtiv, Vatav vanecha itcha tishmerut kunatchem lechol dvar mizbeach ולמבית לפרוכת ועבדתם, עבודת מתנה אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. Vediamo questo versetto che l'estraneo è colpevole di morte solo se ha fatto avodat matana. Solo la Gemara dice che ci sono due condizioni. Prima di tutto deve essere avodat matana, cioè è un'azione positiva che fa qualcosa di positivo, ma non che preleva Trumat Hadeshen. Trumat Hadeshen prende con una paletta, prende la cenere e la porta via. Ma questa non è un'azione avodat matana, questa è un'avodat lekicha, portarsi via. Allora ci sono queste due condizioni. Una è avodat matana, e il secondo che deve essere l'ultimo servizio, la fine di una certa serie, una certa procedura, e non che fa parte di un in mezzo della procedura, solo se è l'ultimo stadio di una procedura. Perciò deve essere avodat matana, qualcosa che dà, che fornisce, ma non qualcosa, velo avodat siluk, ma non che porta via dall'altare, come Trumat Hadeshen. E la seconda condizione deve essere avodat vavadatem, avodat tamah. Siccome la parola dell'espressione della Torah dice Avadetem, allora divide in due, dice Avadet e Tem Fatam, perciò deve essere Avodah Tamah, cioè completa, che con questo completa il servizio, e non che ci sia qualche altro servizio dopo questo servizio. Perciò, siccome Trumat Hadeshen non è l'ultimo servizio, benché c'è un servizio dopo di questo, perciò non può essere incluso in questa categoria. E perciò ve lo avodà, sheyesh acharei avodà. E perciò non può essere, perché è solo se un servizio che è l'ultimo, non che se è un servizio che c'è un altro servizio dopo di questo. Come per esempio, dice Rashi, Shchita, di Kabbalat Adam, e il portare il sangue fino all'altare, che sono anche servizi. Però c'è un problema, che Shchita, Shirabezar, che un estraneo può fare Shkita. Perciò è molto difficile capire perché Rashi dice Shkita, che veramente non è incluso in questa categoria. Perciò c'è chi spiega che si tratta veramente di Shkita del Kohen Gadol di Yom Kippurim, che quello può essere
è fatto solo dal Kohen stesso, Kohen Gadol, e non da nessun'altra persona, neanche da un altro Kohen, solo Kohen Gadol. Perciò c'è anche un problema adesso, che solo se il Kohen Gadol e un altro Kohen no, ma noi abbiamo detto che Zar è solo uno che non è Kohen. C'è anche questo è un problema con questo tipo di spiegazione. Velevi, che lui che dice che invece è sì colpevole, un estraneo è colpevole, perciò dice Levi, Sherabi Rachmanah lechol dvar mizbeach, siccome dice il versetto lechol dvar mizbeach, e lechol dvar mizbeach vuol dire per tutto ciò che fa parte del servizio dell'altare, perciò include anche Avodat Siluk, che è di portare via dall'altare. Chiagmarà, verav, cosa imparare a lui da questa espressione, lechol dvar mizbeach? Risponde Agmarà, aula tu e sheva zaot, quello include le sette espressioni di pare alem davar e pare con la Moshiach tu pare sair shema kippurim shem bifnim pare alem davar è un sacrificio di un toro che viene offerto se tutto il popolo ha compiuto un peccato perché il tribunale di Gerusalemme diede loro permesso di fare un certo tipo di peccato di Avodasara o questione non solo per Avodasara, per quanto mi ricordo anche per peccati che possono causare come che se uno l'ha fatto senza intenzione allora Chayav Chatat, se l'ha fatto con intenzione Chayav Karet. Uparshe il Kohen HaMashiach è un toro che viene offerto dal Kohen Gadol che ha fatto un peccato, che ha commesso un peccato e un altro del popolo, di tutto il popolo non avrebbe portato un toro, avrebbe dovuto portare una pecora, mentre invece lui, se il Kohen Gadol ha fatto un peccato per il quale deve portare, offrire un sacrificio per espiarlo, allora si chiama Par Kohen Moshiach. E Seir Shema Kippurim e il Upar Veseir Shema Kippurim e il toro e il Seir di Yom Kippurim e anche Seir Avodah Zarah e un caprone viene offerto per un peccato di Avodah Zarah. Tutti questi quattro questi cinque tipi di sacrifici si chiamano Chatot HaPnimiot perché il loro sangue viene offerto nel santuario, scusi, sull'altare interno dell'Echal. E perciò si chiama Shebifnim, per questo la Gemara lo chiama Sheva Zot Shebifnim, che vengono offerte dentro l'Echal, alla Parochet, e perciò sta dicendo, questo viene a includere le sette espressioni sulla Parochet, sulla tenda, e perciò un zar, un estraneo che ha fatto uno di questi tipi di servizi, è anche colpevole. Veshebem Tzora, uno che ha offerto di Tzaraat deve attendere 8 giorni per purificarsi, poi deve offrire un sacrificio di Hashem e deve offrire un log shemen. La quantità di un volume di un log d'olio e il Kohen asperge quest'olio dentro il santuario, dentro l'Echal, in direzione delle 7 volte in direzione del Kodesh HaKodeshim. Perciò avremmo potuto pensare che, siccome la Torah dice Lechol Dvar HaMizbeach, che solo servizi riguardanti l'altare, ma non questo tipo di servizi che include aspersione, perciò Rabbi impara che questo viene a includere anche questi tipi di servizi che includono aspersione e non servizi sull'altare, come studia Levi. Velevi, da dove impara lui che queste opere anche causano colpevolezza di un zar? Lui impara, Nafke lei, Midavar, Vekol Davar.
Bisogna abituarsi a questa espressione quando dice davar, col davar, che la Torah avrebbe potuto dire davar, come dice le col davar amisbeach. E siccome la Torah avrebbe potuto dire davar, però invece di usare la parola davar, dice le col davar amisbeach, aggiunge la parola col. Perciò da ciò possiamo imparare questi insegnamenti ulteriori. Verav, lui è Rav, davar, col davar lo darish. Lui non impara questo tipo di studio, come studia Levi. Chiamala ma le col davar misbeach, questo è un klal. Abbiamo una regola che è klal uprat uklal, che in questo caso abbiamo klal uprat, non klal uprat klal, abbiamo klal uprat. Abbiamo una regola, qualcosa che è più generale, e poi abbiamo una specificazione, che è prat. Quando abbiamo un klal e poi abbiamo una specificazione, la regola è che è il baklal e la mashava prat, che la regola generale include solo al massimo ciò che è incluso nella specificazione e non di più. Adesso spiega. Vema col var misbeach klal, vavodat matana uprat. Il servizio di matana, che bisogna dare qualcosa, abbiamo detto che quando si preleva dall'altare non è dare, sì, è un prelevamento. Perciò abbiamo klal uprat, e la regola è emba klal e la mashia paprat. Perciò bisogna dire che avodat matana in Avodat Siluklo, che è solo qualcosa che si dà, ma non qualcosa che si prende. Perciò questa è una regola molto forte contro ciò che dice Levi, perché questa regola è una regola che Levi non può combattere contro questa regola. Amalcra, votiamo il Daf. La Torah dice: Ulmi bet la parochel vava de tem, avodat matana, che c'è un'interruzione tra le parole, Ulmi bet la parochet, tra le parole col dvara amisbeach e avodat matana. Queste due espressioni sono separate dalle parole Ulmi bet la parochet, e perciò lui non impara in questa maniera. Perciò Levi direbbe che questo studio di Prato Klal non può essere applicato. E perciò solo riguardo a servizi Elmi Bet la Parochet, che vengono fatti nei Kodesh HaKadoshim, Hu Avodat Matana, solo in questo caso il Zar, quello che è estraneo e colpevole di imità, Ve lo Avodat Siluk Ha Bachutz, e questo e perciò non include servizi di portar via, però questo è solo dentro, però Ha Bachutz, però all'infuori Kodesh HaKodeshim, cioè all'altare, allora sì, affila Avodat Siluk, allora include sì Avodat Siluk, è un servizio che asporta. Chiagmarà, i Achi Vavate Nami, anche riguardo allo studio dalla parola vava de te, che uno straniero, un estraneo, è colpevole di imità, solo quando ha compiuto un servizio che è l'ultimo servizio, che termina il servizio. E si può dire che le parole un bet la parochet costituiscono un'interruzione, e perciò elmi bet la parochet si riferisce a Kodesh HaKodeshim, e quello è avodat tamah. E solo in questo caso che un zar è colpevole di morte. Velo avodah sheyesh acharei avodah. Questo è solo dentro che puoi dire questa limitare e dire che deve essere un servizio che non ha dopo di ciò nessun altro servizio. Habachutz, però al servizio che viene effettuato fuori del Kodesh HaKodeshim, cioè sull'altare, per esempio un altare esterno, afilo avodah sheyesh acharei. Perciò questo si include un servizio che ha dopo di
dopo di quel servizio un altro servizio. E questo è come studia Levi. Sponda Gorà, Vavadetem, la lettera Vav che aggiunge E, servirete, questo viene a includere qualcosa. Vada Arvekra, allora adesso il versetto Arve vuol dire che mischia tutto insieme, ha collegato tra la prima parte del Kol Dvarim Mizbeach con la parte Vazar Vezar Chayav, e scusi, con il versetto che dice Vavadetem, che il zar che è colpevole anche per un servizio e che non è l'ultimo servizio. Spero che sia chiaro. Solo un servizio interno deve essere l'ultimo servizio, ma un servizio esterno, siccome dice c'è questo Vav che dice Vavadetem, viene a includere anche servizi che non sono gli ultimi servizi, che sono in mezzo al servizio. E quello che dice Levi è che, per esempio, Kohen Gadol porta carboni e brucia incenso sopra i carboni, Yom Kippur entra in codice Kodashim e brucia l'incenso lì. Adesso, secondo Levi, se un estraneo facesse questo servizio, allora sarebbe colpevole di morte. Però se portasse fuori, prelevasse, diciamo, questo incenso, allora non sarebbe colpevole. Però nell'altare esterno, allora sarebbe colpevole anche se asporta. Questo è quello che dice lei. Però riguardo a un altro tipo di asportazione, per esempio Hotzata Deshen, quello che si porta via, il cumulo di cenere, si porta fuori dal santuario, questo anche Levi sarebbe d'accordo che non ha colpevolezza, perché non è considerato un servizio particolarmente importante. Vai Rava, chiede Rava, Avodat Siluk Be'echal, Mao, Lifnim edamina lei o la chutz edamina lei? Asportar fuori la cenere dell'altare oppure la cenere del candelabro, se lo compariamo al Kodesh HaKodeshim, e perciò in questo caso, secondo Levi, un estraneo non sarebbe colpevole, oppure lo compariamo fuori, che allora sì sarebbe colpevole. Adar pashtam bait ule bait ule mi bait. Siccome la Torah dice questa espressione mi bait, aggiunge la mem, e ul mi bait aggiunge il lamed, perciò queste sono lettere superflue, e perciò vuole comparare e dire che colui che asporta in questo caso non è colpevole. E la meata zar she sider lechem ha'shulchan, un estraneo che ha arrangiato il pane, lechem ha'panim, il pane viene messo sul tavolo dentro l'echal una volta a settimana per Shabbat, l'ichayev, che dovrebbe essere colpevole. Perché Rav non ha considerato questo caso, che anche sarebbe colpevole di Chayamita? Risponde Gemara che questo servizio di arrangiare il pane sul tavolo non è considerato un avodatama, un servizio finale, poiché dopo di ciò Ika Sidur Bazechin, che c'è la mitzvah di mettere. Bezechin sono utensili che contenevano olibano, un incenso, sul tavolo. Chiagmara, se sider bezechin, se allora su un estraneo ha arrangiato questi bezechin, questi contenitori che contenevano olibano, l'echai, allora dovrà essere colpevole di mità. Rispondiamo a Gemara, anche questa non è una
Non è considerato un ultimo servizio, un servizio finale, terminale. Perché dopo di ciò, Ikasiluk, che c'è il servizio di portare via questi Bazikin, Beshabbat, dopo di ciò. E c'è anche il servizio Vaktara di bruciare questo incenso, questo olivano sull'altare. E perciò si potrebbe dire che bruciare questo incenso, allora facendo questo, allora sarebbe sì colpevole di Chayavita. Si potrebbe forse dire che questo era di Shabbat, allora forse un estraneo non potrebbe farlo di Shabbat perché brucia, benché in Beit HaMikdash non c'è divieto, però forse questo si potrebbe dire solo per un Kohen, non per un Zar, questo anche si potrebbe discutere. Adesso abbiamo detto che un Zar, un estraneo che è Chayavita min haShamayim per un servizio dentro l'Echal, Zar Shesider et HaMenorah Lechayiv, un estraneo che ha arrangiato i lumi, gli stoppini nel candelabro, allora che sia colpevole anche di Chayavita, che sia Chayavita. E rispondo a Mara che questo servizio, siccome dopo di questo c'è Ika Netinat Tfilah, che bisogna mettergli gli stoppini, allora perciò non è considerato un servizio finale. Chiacchierà, allora un estraneo che Natan Tila Lechaif, allora uno che ha messo gli stoppini, allora deve essere sì colpevole. Rispondo, guarda, no, perché c'è un altro servizio di questo, i canettina ceme, mettere, aggiungere l'olio, non è, perciò non è l'ultimo servizio. Allora Chiacchierà, Natan Ceme Lechaif, allora uno che ha messo l'olio deve essere colpevole. Rispondo, guarda, no. Che anche non è un ultimo servizio perché Ika Adlaka, perché manca l'accensione. Allora Idlik, allora un zar, un estraneo che ha acceso i lumi del candelabro, allora deve essere sì colpevole. Secondo guarda, no, perché Adlaka lavo dai, non è considerato un vero servizio. Chiamara velo, vuoi forse dire che Adlaka, l'accensione dei lumi, non è un servizio? Batania invece abbiamo studiato Venatub ne Aaron HaKohen Esher HaMizbeach V'archu Etzim Al HaEsh, che i figli di Aaron HaKohen aggiungeranno fuoco sull'altare e arrangeranno i legni sull'altare sul fuoco. Limed Ratzatat Alita, che se uno ha acceso piccoli stecchini di legno, le fini stecchini di legno per aiutare a accendere il fuoco sull'altare, Shelote Ela Bekohen Kasher Ubiklisharet, che questo tipo di servizio, di accensione del fuoco, deve essere solo con essere fatto con un Kohen Kasher e che è che indossa indumenti di Kohen. Perciò vediamo che questo tipo di servizio, accensione del fuoco, è un vero servizio. E perché abbiamo detto che l'accensione del candelabro non è considerata un servizio? Rispondo a Gemara, Azatat Alita, l'accensione di questi pezzettini di legno, questo è Avodah e Avodai, è un vero servizio. Però Adlaka, l'accensione della menorah, l'Avodai, non è un vero servizio. Chiamara, era meata Zash si diretta a Maharaja, Lechaev, un estraneo che ha arrangiato il legname sull'altare, sulla pira dell'altare. Lui dovrebbe essere colpevole. E perché, per quale ragione non è stato menzionato che è colpevole di morte in questo caso? Secondo Mara, che non è questo non è un servizio che è l'ultimo servizio, un servizio finale. Perché? E la ragione è perché Ika Sidur Shnei Gzeretim, perché c'è l'arrangiamento di due grossi pezzi di legno, che quelli sono menzionati a Torah, che bisogna arrangiarli. Se è così, Sidur Shnei Gzeretim, Lechaev,
Se ha arrangiato questi pezzi di legno, allora dovrebbe essere colpevole. Secondo Gemara, Ica si dovrebbe, perché c'è ancora l'arrangiamento di mettergli gli organi e tutto quello che bisogna bruciare sull'altare. Dopo di ciò, allora perciò non è considerato un servizio finale. Chi Gemara, se vuoi dire che l'arrangiamento di questi grossi pezzi, due pezzi di legno, non sono considerati un servizio finale? Amar Ravasi, Amar Yochanan, Zasha si desh nexeritzim chayav. Invece abbiamo studiato che Rav Yochanan dice che invece si è colpevole, perché questo servizio è considerato un servizio finale. Per quale ragione? Secondo Rav, e secondo Rabbi Yochanan, se questo è un servizio finale, allora la questione è: qual è la ragione della disputa tra Rav e Rabbi Yochanan riguardo questo se è un servizio finale oppure no? E secondo Rabbi la disputa consiste che Mar, cioè Rabbi Yochanan, Savar, che l'arrangiamento di questi due prezzi di legno Avodata Mai è considerato un servizio terminale, e l'arrangiamento degli organi sull'altare, sulla pira, è un inizio del servizio, non è il termine del servizio. Umar, cioè Ra, avere l'opinione, l'Avodata Mai, che non è un ultimo servizio, che perché c'è un altro dopo. Tanya Kvete de Rav, riguardo disputa tra Rav e Levi, se uno che ha prelevato la cenere, se è colpevole, un estraneo, se è colpevole oppure no. Tanya Kvete de Rav, abbiamo studiato una varietà come Rav, che un estraneo che ha fatto un servizio non è colpevole. Tanya Kvete de Levi, che invece un estraneo sì è colpevole di morte. Tanya Kvetedra, abbiamo studiato una varietà come Rav, che ha detto, la varietà ha detto, Avodot Shezar Chayav Lemita, i servizi per i quali un estraneo è obbligato, è castigato con la morte, è Zrikat Adam, sappiamo cos'è, abbiamo studiato, e l'aspersione del sangue, ben lifnim, sia dentro sulla parochet, quando lui asperge, e sia anche dentro il Kodesh Kodeshim, che lui asperge anche tra le due aste dell'arca. Vamaseh v'chatat ha'of, è colui che asperge il sangue sull'altare, di un sangue di un volatile. Vamatzetada, colui che stringe il volatile affinché fuoriesca il sangue. Vamaktir Golat Haof, colui che brucia il sacrificio di un volatile. Vamnaseh Shlosha Lugin Mai, è colui che fa una libagione di tre, il volume di tre lughin di acqua. Ushlosha Lugin Yain, è colui che fa il servizio di libagione di tre lughin di vino, che questo lo facevano tutti i giorni. E siccome il Tana non ha menzionato Trumata Deshen, vuol dire che come Rav, che per Trumata Deshen, per l'asportazione della cenere, non c'è colpevolezza per un estraneo. Invece abbiamo studiato anche una varietà contraria, Betania, che va delle vie, abbiamo studiato una varietà in favore di Levi, che Avodot Shezar Chayav Emita, Amerim Eta Deshen, colui che, questi sono i servizi per i quali un estraneo è colpevole di morte. Amerinta Deshem, questo è uno che asporta la cenere. Vesheva Zaot Shebifnim, e le sette aspersioni dentro l'Echal, il Codice Codice. Vesheva Metzora, e le sette aspersioni d'olio del Kohen per purificare il Metzora. Vamale, anche ben Mizbeach, colui che mette membra e organi
sull'altare. Bendava kasher o bendava pasul, sia per una cosa che idonea per l'altare e sia una cosa che non è idonea per l'altare. La Gemara porterà un din che c'erano quattro tiriasorte. Abbiamo detto che il primo era per prelevare la cenere. E spiegamola. La Mefassin, per quale ragione tiravano sorte nel santuario? Chiagmara, Lama Mefassin, perché tiravano sorte? Chiagmara, come abbiamo studiato, perché litigavano, uno cade, si ruppe la gamba e uno venne ammazzato. Perciò chiede, no, la questione della domanda è Lama Mefassin. Cioè, per quella ragione tirano sorte, vechosrin, e ritornano ancora 3 volte, o mefisin nuovamente, si riuniscono nuovamente per tirare a sorte nuovamente 3 volte. E perché non tirano sorte una volta per tutti e 4 i servizi? Risponde Gemara, a Yohanan chiede l'argish con la zara, shenemar asheyachdanam tiksod bevetrokim narech meragish. Affinché la gente onori Hashem, che bisogna avere un rispetto particolare nel santuario. Significa che questo era un tipo di un aspetto di onore. Vedete, ogni volta che si radunavano, questo è un aspetto di onore per Hashem. Terminiamo qui, che Hashem vi benedica tutti.